Era ad Agrigento per altri impegni il sindaco Matteo Ruvolo mentre i lavoratori part-time effettuavano il sit-in di proteste e successivamente all'assemblea sindacale. Le posizioni rimangono distanti, nonostante i diversi precedenti confronti tra le parti. Sì all'integrazione a 34 ore, ma non subito perché è necessario salvaguardare gli equilibri di bilancio, dichiara il nostro telegiornale il sindaco di Ribera. Io più volte ho detto negli incontri con i sindacati, anche nelle assemblee con i lavoratori, che l'amministrazione comunale sta facendo ogni sforzo con gli uffici. Noi avevamo, ripeto, una bozza di bilancio di previsione che aveva uno squilibrio di più di 1 milione di euro. Ho fatto una direttiva agli uffici di applicare tagli in ogni dove per poter garantire la possibilità di rimodulare il contratto dei lavoratori part-time. Dalle notizie che ho, dagli ultimi numeri che ho ancora ieri mattina, non possiamo andare oltre le 30 ore perché non raggiungeremmo l'equilibrio di bilancio. Quindi è una manovra finanziaria che va fatta rispettando le norme della contabilità pubblica e dell'esercizio finanziario. Quindi deve essere con equilibri di bilancio. Ma io ho garantito l'impegno che da qua alla fine del mio mandato, se ci saranno le condizioni, e lavoreremo perché si possano realizzare sia nel 2024 che nel 2025, di poter arrivare a 34 ore da qua alla fine del mandato. Ancora ieri sera, perché io stamattina sono impegnato al libero consorzio in prefettura e quindi non mi era possibile essere presente alla manifestazione dei lavoratori, ma mi sono sentito ieri con il rappresentante provinciale della CGIL Enzo Iacono, in cui rappresentavo questa volontà dell'amministrazione che a più riprese ho manifestato negli incontri pubblici. Quindi noi siamo impegnati, fermi nel poter arrivare con serenità, garantendo anche gli equilibri di bilancio e un minimo di operatività all'amministrazione per la nostra cittadinanza, la nostra comunità, a 30 ore, con l'impegno che nel proseguo, l'anno prossimo e l'altro ancora, si possano integrare ancora di più e rimodulare ancora di più pur di arrivare alle 34 ore agognate da parte dei lavoratori.